Ma allo a voi, come sempre, un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora, e avrei detto, avevo te l'avrei detto, che cos'è questa cosa, questa blasfemia, avevo detto ieri che oggi non ci sarebbe stata la live. E invece come ogni giorno c'è. E invece come ogni giorno c'è. Quindi va più che bene così. E continuiamo giustamente con l'Evol Saga. No, che cazzo dico l'Evol Saga? Vedete già, proprio il cervello ogni volta va a farsi benedire. Con l'antologia. No, perché intanto stavo cercando di riprendere qua. Vediamo se. Allora. Non mi faceva vedere questi tecnicismi. Vediamo se. Ok. Va bene. Ci siamo. Allora, cosa si era fatto l'ultima volta? I due lord. Ok. Quindi di conseguenza avevamo fatto la peccatrice, avevamo fatto il vecchio re di ferro. Le scale, abbiamo preso le scale, quindi direi che si può andare di sotto, nel foro, nel buco. Ora, da capire più che altro. Perché ci sono anche dei drop e questa è la cosa che un po' mi. Vabbè, diciamo che li prendo in un secondo momento, eh. Perché senza l'anello del gatto la mia paura più grande è quella di poterci crepare. Anzi, non la mia. Ci crepo, punto. Quindi. Andiamo così per ora. Allora. Questi salti sì, poco simpatici, via. Beh, i danni sono una roba assurda, d'accordo. Cosa sono questi danni, Dark Souls 2? Cioè, vabbè. Va bene così. Tomba dei santi. Tomba dei santi. Benissimo. Allora, accendiamo qua questa meraviglia. Estrema dimora di Harval. E c'è gente che ride. Una bocca e via. Tac, bello, mi è piaciuto. Ok, questi siamo un po' tutti noi la mattina. Ci possiamo riconoscere. Salve. I sorci. Ah, i sorci con la pietrificazione. Beautiful. Ok. Via. Altri? No? Chi ne vuole ancora? Nishun? Bene. Andiamo. Pietralisce setosa piccola. Altri topini. Altri topolini. Ok. Queste realmente non hanno tutta sta grande logica perché. A parte che non so se ho delle pietre di Pharos, effettivamente. Due. Considerando quello che c'è dietro quella pietra di Pharos, non ne vale la pena. È un malocchio. Che. Oddio, Roy. Roy! Bastardo! No, non comincia con la balestrina, eh. Oh, Madonna la stamina, ma ragazzi, ma. Se ne può davvero. Sento i sorci dietro. Mi spaventano più i sorci che Roy, giuro. Ok. Per la pietrificazione, intendo, sì. Elmo di Aurus. Non penso me l'abbia mai droppato. No, intanto. Ok, l'effigie.
Ah, è quello invisibile. Aumenta il carico dell'equipaggiamento. Ti devo mettere un elmo per caricare. Per caricare, yes. Per aumentare il carico dell'equipaggiamento. È una scelta. Salve. Va bene. È una scelta a dir poco particolare. Coda di topo. Ok. Via. Via. Cos'è? Polvere riparante. Nice. Osso del ritorno. Poi? Vi si vede che laggate. Andate ad 8 frame. Ok, ci siamo. Benissimo. Direi che si può andare solo di là effettivamente. Ok. L'assalto dei sorci. Oh no. Wow. Calma, odiosi. Eccolo. Cioè, deve scendere, non eccolo. Ok. Ora, attenzione massima perché morite con questo. Esattamente. Se si muore per la pietrificazione, non per il boss in sé. Oh, porca merda. Sta nel mezzo, è un pochino complesso. Ecco, quest'arma in questo caso un po' è difficoltosa da usare in una situazione di questo tipo. Lui è lì, lo vedo. È quello con la cresta. La cresta, il punk! Il sorcio punk! Ok. Ok, 13.000 anime e via così. Va benissimo. Io mi siederei di nuovo. Non vado a Majula perché. Quante ne servono per livellare? 15.000. Non, onestamente, non ne vale la pena in questo caso, quindi possiamo continuare così. Salve. Leave this place, human. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Aia, mi schifa. Humans bring nothing but filth. Gli umani, eh? Beh, devo dire che sì, è vero, gli umani effettivamente portano schifezze e storcizie. A rat tail, human. A rat tail, human. Last one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou art human still, permit me ask. Wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? Sai cosa? Considerando che mi hai schifato a merda quando mi hai visto e faccio parte dei Sambrogia, t'attacchi. Of course, humans are all alike. Esatto. Get thee gone. We will tolerate thy stench Va no longer. benissimo. Tieni ancora il mio fetore, beccatelo. Cesso. Vabbè, andiamo. Salve. Pietra di Pharos, d'accordo. Occhio, qua morire è abbastanza semplice.
Pietra sanguinante, ci sta. Qua c'è una lucertolina che se presa bene, esatto, vediamo se riesco a fare la robetta. Ok, cade di sotto, però almeno è recuperabile il loot. Non è vero, non è caduto. È qua, perché non è caduto? Prima volta nella storia. Ogni volta cade, d'accordo. Ci ho fatto caso ora. Qui c'è. Shit. Non dovevo cascare io. Fiamma della farfalla. Ok. Ci sono questi stronzi esplosivi. E via. Sono tre, giusto? Credo di sì. Tre ossi del ritorno. Una guarigione migliorata, ok. Ah, salve, i cavalieri di Sian. Attacchi? No? Ci guardiamo tutto il giorno? Dimmi. Ora attacca il pezzo di fango che non è altro. 1080, ok. Cosa abbiamo qua? Ah, polvere d'osso sublime. Nice. Oh, nice. Va bene. Quante morti in questa zona per la gravità? Figi umana. Ora occhio perché. Scendiamo qui. Va bene. Prendiamo questo. Gemma vitale radiosa. Usiamo la scala per scendere. Bella sta scala. Ok. E usiamo quest'altra. La facciamo safe. Perfetto. Segno di rancore. Ok. E via. Madonna mia. Eccoci. E te pare? Lo scolo. Ora, se non si vede niente è perché effettivamente la zona è veramente buia di suo. Oltre che ad essere una merda di zona. Figurativamente, letteralmente. Gemma vitale. Bonfire. Scolo superiore. Allora, io direi di accendere la torcia qui, perché muoversi al buio non è l'ideale. Ah, ho raccolto la merda, gli escrementi. Benissimo. Si ricomincia con gli escrementi anche su Dark Souls 2. Bene. Che soddisfazione. Porca merda. Ok. Sono i prigionieri. Occhio. Ok. Oh, oh no. Quanti sono? Torcia. Io avevo recuperato un anello che mi interessava la volta scorsa? No, ok. No, perché non ricordavo più. Lì si salta, sì. Ok. Qui si sale. Quella è chiusa. Quella è chiusa. D'accordo. Madonne, il rischio di questo roll. Si scende sotto? Sì. Ok. Fiammiferi.
fiamma oscura della piromanzia e resina marcia. E salve! La cosa che mi piace, che figlio di puttana che sei, dicevo, la cosa che mi piace di quest'arma è che riesce a tenere lontani i nemici, essendo una lancia comunque. Quindi, e tra l'altro non l'ho mai usata, quindi alla fine ci sta anche. Ok. Chi è? Gente? Ok. Ok. E... Oh merda. Intanto accendiamo questa. E via. Titanite scintillante. Pietra liscia e setosa, pietra liscia e setosa, effigie umana, ramo profumato del passato, ok. Ne abbiamo quattro con questo? Lui che fa? Lui che fa? Lui che sta facendo? Prega, prega le statue, prega. Quell'uomo è impazzito completamente. Accendiamo queste. Poi via, maledette. Ok, accendi, accendi, and let's go, cenci da prigioniero. No, loro con l'arma oscura, loro fanno un danno abbastanza importante, per dirla pulita. Aspetta, dietro, lo sapevo io. Ti si conosce ormai. Nemico maledetto che colpisce anche quando non colpisce. Che roba brutta. Ok. Si va di qua. Sì. Qua si corre perché ricordo esatto gli sputacchioni. D'accordo. Accendiamo questa. Sento. Ok. I nostri friends qua. D'accordo. Cos'è un concerto? Cosa fanno con gli accendini accesi? Vabbè. Oh, signore, via. Ok. Ma si sente roba, si sente roba. Accendiamo questo. Accendiamo. Porca puttana! Salve! Vai via. Bestia dell'oscurità. Ritorna nell'ombra. Holy shit! Queste hanno la particolarità di sboccare e distruggere l'equipaggiamento. Allora dovete rompere il cazzo per forza. Tutti stanno arrivando. Ok. Torcia. Coltello da lancio avvelenato. Torcia. Guanti da prigioniero. D'accordo. Tiè. No, non ci provare. Infatti stava partendo. Balsamo di frutto dorato. D'accordo. Apriamo questa cafoneta. Scudo grande dell'occhio vile. Qua c'è del loot. No. Ok. E si può magari evitare di farci sboccare addosso. No, stavo dicendo si può scendere di sotto. Ok. Bruttissimo lui. Poco simpatico il ragazzo. Vieni. Ok. Freccia avvelenata. Bella grande. Mi piace questa sputazzata. Aiuto. No, che figlio della merda che sei. Ok. Ah, che schifo. Qua abbiamo la madre della fine dei tumori. Via. Che dramma. Ok.
Madonna quanto è dura. Che schifezza. A colpirla però è importante. Ma che fa? Poi rilascia scorreggia in continuazione. Una scorreggia continua. Tiè, soffri. Ah, che brutta cosa. Muschio velenoso. Muschio velenoso. Muschio velenoso. Quanti muschi? Muschio velenoso. E vabbè, ho capito. Il convento dei muschi velenosi. Non ci provare, sai? Superiamo questa. E via. E... oh, signor. La scala, la scala. Atreus, sempre, sì. Si sta vincendo, come sempre. Si vince soltanto. Scendi, giovane. Ok. No! Ok. Qua si stava rischiando di finir di vincere. Allora. Andiamo a scendere. Che zona di merda, no! Eh sì, sembra buono, sì, però... sti stronzi... Madonna, quelli con l'arma oscura no, eh. Loro no, eh. Questi sono il dramma. Ah! Che... miei! Quello sale, gente che sale, gente che scende. Vai, attacca, bravissimo, giovane. Vai tu, grande. Che sto lock? Che fai? Locca? Che locca? Ok. 20 gemme vitali, signori e signori, vendino. Ok. Merda. Yeah. Sui calcagni. Nebbia oscura e torcia. Adesso. Ah, ma io ti conosco. Ma io vi conosco, ma io vi conosco. Io vi conosco, non ci casco. Bastardi. Tiè. Ok. Con quanta intelligenza si gioca. Via. Madonna il danno. E perfetto. Allora, qui abbiamo un altro ramo profumato del passato. Siamo più o meno a 5 rami. 5. Una roba del genere. Tantissima roba. Va bene. Allora. Gola nera. Gola nera. Ci sediamo al bonfires. Anzi, famo una cosa del tipo. Andare a Maggiolo un attimo. E voglio usare la... bruciare la cenere, la polvere. Ok. Così siamo al più 3 sulla fiaschettozza. Dove sta la... ok, eccola. E poi magari livelliamo a sto punto. Penso di poter fare 2 livelli. Anime ce n'è? Sì. 2 livellini si possono fare, ci arriviamo? Credo. Sic sic sic. Sì. Ma Dark Souls 2 è quello che avevo detto anche la volta scorsa all'inizio della live. No, 2 live fa. Dark Souls 2 è quello che paradossalmente è probabilmente tra i Souls quello più criticato, però da rigiocare secondo me è uno dei più divertenti, effettivamente. Cioè, diverte. Lasciamo stare, vabbè, i boss abbastanza imbarazzanti, comunque diverse robe un po'... Sì, è probabilmente quello più... non lo so, penso sia uno dei più rigiocabili. Sì. Esatto. Poi... ma non solo la build variety, il discorso stesso, non lo so...
il dual wielding per come viene trattato su Dark Souls 2 non sembra che venga trattato sugli altri. Sì, sì, è proprio... Lo hanno fatto bello completo a livello di rigiocabilità. La possibilità di poter cambiare sempre. Il power stance, esatto. La quantità di ricettacoli che ti permettono di modificare sempre, sempre la build quando vuoi alla fine. Cioè magari parti, poi ti rompi le palle nel fare una certa roba e cambi in un'altra cosa completamente. Quindi hanno fatto... A livello di rigiocabilità credo sia il migliore, o comunque, se vogliamo, insieme ad Elden Ring, probabilmente sta lì sopra, ecco, mettiamola così. Tanto qua stavo cercando di capire. Non so se arrivare al cap con l'adattabilità. Il vigore magari per qualcosa di un pochino più tosterello da equipaggiare, perché tempra mi sa che è andata. Forza, magari pensare in futuro di mettere qualcosa di più tosterello da usare. Non mi dispiacerebbe l'idea di usare, forse un po' tardi, anche perché 4 a volontà è proprio una sfangata. Oh, ma sti cazzi, parliamo di Dark Souls 2, la possibilità di cambiare c'è. Io comincerei, tanto per poter cominciare magari ad usare qualche miracoletto così, giusto per... a sfregio, no? You again? Sì, ancora io. Dammi le tue gemme e non rompere il cazzo. Grazie. E si torna allo scolo. Non allo scolo, alla gola nera. La gola nera. La gola nera. Ok. Quindi, aia che botta. Ok. Gola nera. Il piano è... evitare di farci inculare dal veleno. Prima di tutto. Poi... signore. Ok. Allora, dove sta... Fermi tutti. Guai a chi si muove. Come Forlorn? Hai rotto le palle. Dai. Viecce, non vengo io, vieni tu. Eccoti, fatti avvelenare. Guarda quanto è intelligente. Distrugge le statue, mi fai un grandissimo piacere. Oddio, intelligente. Tutte se le sta prendendo. Forlorn, ti vedo in difficoltà, eh. Avvelenato? Neanche per il cazzo, lui non lo sente, d'accordo. È un toro. 1, 2, 3. Via. 1, 2. Shit. Uno? Nemmeno? Pazzo! Forlorn, amico mio. L'equilibrio, scambio di danni in mio favore. Chi è? Suka. Bene. E lo spirito oscuro Forlorn è stato scassato. Ok. Ha interrotto un momento meraviglioso, ovvero... Cazzo, non vedo. Mi hai fatto buttare una minchia di fiamma della farfalla perché sei un disgraziato, un disonesto. Dov'era quel... Qua? Sì? Ok. Ma più nascosto la prossima volta, From. Aia! Le caviglie. Dove sei? Eccoti. Parlami. My thoughts are very scattered. Scattered? No, non ti scatterare, parla. What is this curse? Sta andando. The question rings in my mind, but I haven't the focus to answer it.
Brutta roba. Loss frightens me no end. Loss of memory, loss of self. If I were told that by killing you I would be freed of this curse, then I would draw my sword without hesitation. I don't want to die. I want to exist. I would sacrifice anything, anything at all for this. It shames me, but it is the truth. Bella, bella. Sometimes I feel obsessed with this insignificant thing called self. Insignificante. If so, I am compelled to preserve it. Am I wrong to feel so? Surely you do the same in my shoes. No, lei è clamorosa. Lei è clamorosa. Lei è scandalosa e clamorosa, sì, a livello di drip. Non ti perdere, non ti perdere, non ti perdere, Luca, stai con noi, rimani con noi, rimani con noi. No, lei comunque è clamorosa, è vero, a livello di... è drippante al massimo. Allora, qui... I piselli, no! Via loro. Chi è? Ok. Ma quanto spacca la grande lancia, quanto distrugge la grande lancia grande. Non l'ho mai usata ed è una soddisfazione unica. Ok. Tocca evocazione, chi sarebbe? Ah, Ray il timido, quanto timido. Non c'è bisogno però, Ray. Stai nell'ombra. Frammenti vitali, torcia. Io però ricordo bene. Allora intanto via voi. Sì, è vero. Sì, no, è giusto. Nella vanilla, o comunque nella versione base di Dark Souls 2, era praticamente nell'endgame, perché era uno dei ricordi dei giganti. E tra l'altro per recuperarla dovevi fare una bella stronzata, mi ricordo, lanciarti da una piattaforma, o comunque era proprio ben nascosta effettivamente. Lui Smith, il cacciatore solitario. Invece qui la trovi all'inizio del gioco. Ed è tosta, non l'avevo mai usata ed è una bestia. Porca merda! C'è da dire che anche questo in favore di Dark Souls 2, volendo, tutte le armi sono buone. Cioè, non ci sono armi che magari non potenziate, non portate avanti, non riescono a performare. Sono tutte utilizzabili, ecco. Questo pure sempre rientra nel discorso build variety, quello che puoi fare con il gioco effettivamente. Beh, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Pure quello può diventare una bestia. Cioè, non c'è qualcosa che non può distruggere su Dark Souls 2. Basta credere nell'arma. Tutto qui. Vabbè, il potere delle carte, il potere delle armi. Ok, il cuore delle carte. Via voi. Allora, ora era qua. Io non vedo una sega. Mi lancio a fiducia. Ok, mi lancio a fiducia. Questa per ora 9, esattamente. Il mondano è una... Oh, merda secca. Ma tutte le infusioni, tutte le infusioni pure sono importanti. Cioè, che ne so, io una volta sono andato di Icestus, ecco, no? Per dirne una. Icestus, dual wielding, con il veleno, diventano una bestia. I coltelli in generale, perché veloci, con il veleno sono devastanti. Cioè, riescono a creare... Porca puttana, vero? Aiuto. Allora, se siete due si può anche fare, eh?
sempre bellissima. Vabbè, il danno. Ok. Qua non ho capito il motivo. Una volta sono arrivato in questa zona, anziché essere due erano quattro. C'è un qualcosa, c'è un qualche meccanismo che li fa, porca merda, che li fa aumentare. Però li dobbiamo ittare, ecco, questa è una cosa un po' complessa già. Ok, dentro. Brutti loro. Calma, calma, calma. Va bene, va bene. Si può tankare, si può tankare, si può fare sta roba. Ah, vero, 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 per il Phantom, e quindi aumentano. Cazzarola. Quindi conviene di gran lunga non evocare nessuno. Stai calmo. Nessuno. Dai, eh! Ok. Merda, avido. No? Ma manco troppo, dai. Ci sta. E uno è andato. Lo prendo volentieri il colpo. Lo prendo volentieri. Dai. Ah, quindi la meccanica dell'evocazione va ad aumentare anche il numero di stronzi nella zona. Va bene, buono a sapersi. Ok, ti sto sul pisellino, scusa. Sulla ciolla. Dai. Ah, che roll di merda. Tiè. Chiave dimenticata e anima di un gigante. Eccola la chiave dimenticata. Questa serve. Questa serve. Stiamo calmi. Aspetta. Perché qua, esatto. Questa serve come il pane. Allora. Tra l'altro c'è un glitch che se uccidi uno poi esce dentro il gioco e tiene la chiave e l'anima? Non lo sapevo. Senza che devi uccidere entrambi. Non lo sapevo. Boh. Interessante come roba. Anello dei giganti più uno e osso di drago pietrificato. D'accordo. Si scoprono sempre robe nuove. Allora. Del tipo. Dovevi romperti tu, eh? Ecco, magari la lancia in queste situazioni. Ok. Talismano d'argento. Grazie. Andiamo. Si sale. E via. E via. Bella questo ascensore. Ok. E usciamo magari. Grazie. Allora, la torcia si può togliere qui. Ragioniamo. Porca merda. Bellissimo. No, non stiamo ragionando più. Andate in merda. Il dramma, no. Tutti. Un attimo, signori. Tieni, quello stai con le motte. Oh no, mi devi far. Cazzo, è andata malissimo. Ok. Vai, Gulli. Ok. Ok. Vabbè. È andata. Zitto, cazzo. No, liscio. Ecco, la lancia qua si fa sentire. La lancia che una lancia si fa sentire. Beh. Bestiaccia bastarda. Oh signore. Ok, calma. Tu ti devi levare. Ok. Chi è? Uno, due, tre. E ti è. Ok. Stava andando in caciara. Allora. Ok. Figio umana. Schifi? No. Schifi? Sì. Sbam. Ok. Gemma vitale radiosa. Non mi dispiacerebbe da parte loro un pezzo di titanite. Devo essere. Cazzo, l'abbiamo chiamato. Altri? Dai. Dai che ci sono i pezzacci. No? Niente? Va bene. Bastardi. Ok, allora, un attimo, calma. Fatemi riprendere un attimino. Ecco. Qua, il ramo purtroppo ci deve salutare. Rialzati, merda. Locke? Grazie. Ok.
Ula. Va bene, va bene. Camera segreta. Lucatiel. Ma sì, la evochiamo per la lore, la evochiamo per la lore. Pietra di Pharos, ci sta. Bella lei. Tiè. Lodalo, lodalo. E riprenditi. Andiamo. Allora. Cazzo, ho dimenticato di andare là. Lucatiel, sopravvivi! No! No, il bambino dei boschi l'ho dimenticato. Cazzo, pure il veleno. Lucatiel! E tutti qua li stai portando. Vabbè. No! Non la toccate! Merda! Non ti risicare, Victor. Vai, vai! Madonna, che cosa sta succedendo? No! Vai, attacca. Credici. Madonna, ma perché l'equilibrio? Ti è? No, liscio. Che sta succedendo, Luca? Tiel. Victor, quanta cazzo di adattabilità c'hai? Fammi capire, giovane. Va bene, che bruttissima roba che sta succedendo. Colpisci, bravissimo. Bravissima. Vieni. Ti farà avvelenare? Ti farà avvelenare, eh? Come non detto. Vabbè, Lucatiel però, porca puttana. Andiamo. Aiuto. Salve. Oh no. Niente, si è incazzato il bimbo. Ok. E poi lo rimetti a posto, dai. È il debole al perforamento. Sì, è abbastanza. Vabbè, lui di suo è già abbastanza cagoso. Sei incazzato, scusami. Non volevo dirlo. Piece. Tac. Tac. Dammi la manina. Figlio di. D'accordo. Brava. Nel frattempo cura un po'. Vai, vai. Ula. Non riusciamo a prendere la manina, vero? Mi piacerebbe staccargliela. Figlio di puttana. Ok. Ah, ci sta schiattando, Lucatiel. No! Porca merda, volevo rollarci dentro. Sono accorto in ritardo di. Avevo paura di finire nel fuoco. Ok. Niente, ci saluta. Dai, dai con sta roba. Va bene. Vai via. Esplodi. Bello questo roll. Oh merda, quanto ho rischiato. Quindi la tua anima è ottima per lui. Ma sì, ma. E ce l'abbiamo. Ma è ottima in generale. Cioè, vedo che abbastanza. È abbastanza performante con tutti. Con tutti i nemici. Questa la prendiamo. Gli occhi rossi del gatto di Majula, così da tenere l'aggro. Così con Lucatiel non muore. Però purtroppo. Ci ha lasciato. Si poteva fare come discorso, effettivamente, però. Diciamo che. Ripperoni. La sua quest non terminava battendo almeno tre boss senza che morisse? Perché se erano tre volte. Allora, con la sentinella è andata. Con. Sentinella.
poi l'ho evocata con il demone della forgia. Sto cercando di ricordare se... Oddio, non vorrei che magari... Non ricordo. Non sto ricordando. Perché... Sentinella flessibile, sì. Demone della forgia è andata pure. Sembra che con qualcun altro, forse... Non ricordo. Non ricordo. Sì, no, era un dialogo diverso. Cazzo, l'ho cannato. Va bene. Niente. E allora. Aiuto. Quattro livellozzi. Ma ci sta. Abbiamo uno slot. Beh. Allora io comincerei a fare un po' di miscellaneous things del tipo, avendo la chiave dimenticata, no? Avendo la chiave dimenticata, intanto scendere qua sotto. Ancora ci sono dei drop comunque, però vabbè. E apriamo un po' di queste porticine, porticelle, porticciole. Del tipo questa, che tra l'altro contiene la chiave del primo DLC. Non ricordo, sembra di sì. Intanto abbiamo vortice dell'anima, ok, artiglio di drago, sì, ok, va bene. Poi ramo di albero stregato e fiore di albero stregato, d'accordo. Lancia del fulmine migliorata. Ecco già questa per la nostra poi idea, male non sarebbe. Ma così per avere anche un attimino di qualcosa a distanza, ecco. Ah cazzo, ma perché al... Boh, vabbè. Ah, perché non mi ero seduto, giustamente. Allora, realmente io voglio tornare allo scolo perché la chiave si usa anche qua. E c'era anche l'altra zona. Che se... Non lo scolo. La gola nera poi, ok. Allora, intanto qua. Perché il buio più totale, intanto. Scendiamo. Questo si scassa. Saltello tattico. E via. La chiave... Si usava qui. Eccoci. Via. Via, avvelenato. Mi ha dato un colpo avvelenato. Hanno fatto la combo. Salve. Permesso. Perché qui abbiamo il caro. Eccolo. Ma tu chi cazzo sei? Fammi capire. Il cari. Posso? Posso? Calma. Posso? Posso? Grazie. Il carissimo Seth di Havel. Ora mi chiedo, posso anche solo pensare di... Sta? Porca miseria. Beh, richiede un sacrificio importante a livello di peso. Tanti pure punti a vigore. Che non so se voglio andare a spendere, andare a mettere effettivamente. Allora, intanto torniamo qua perché... Ok. Tra l'altro l'ho visto, c'è un drop mancato, ok. Viece, yes, e via. Ma che cos'è? Che cos'è? Matrix nel mezzo delle... Via! Nio! Ok, era un'anima. Tu via. Piselloide. Anche tu a sto punto. Perché la chiave si usa pure qua. Dov'era?
Perfetto. Salve. Un po' troppo vivo. Ah, beh, la butta sul positivo. Parlavo tra me e me. Bene. Ci rivedremo sicuramente, però. Ok. May the dark shine your way. Che è un po' un paradosso, però. Va bene, ci faremo illuminare dall'oscurità. D'accordo. Ma no, no, non ora perché non si può effettivamente. Adesso, ragionando, no? Volevo liberare Strayed. Ecco cosa mi ero dimenticato di fare la volta scorsa. Volevo liberare Strayed. Volevo liberare. Aia, la schiena. Strayed. Aiai. Ok. Nel frattempo, venditori ambulanti fuori, fa piacere. Si sente tutto, d'accordo. Il bello della live. Allora. Quindi, raid di qua, sì. A te ti scoppio. Ok. Loro via perché di farmi prendere. Non è la minima intenzione. Via. Via. C'è provare, sai? Te pareva. Abbiamo fatto il botto. Che stronzi. Via. 312 anime, ma devo dire che ucciderli ne vale la pena in questo merda di momento. Ok. Anime a sgapo, a sbafo. Chi è? Ancora c'è qualche drop che mi manca effettivamente. Però vabbè, ci può stare. Via. 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 Dove stai andando? Sono qua, eh? Ok. Teschio esca. Soprattutto vero perché su Dark Souls 2 si livella un botto. Un botto rispetto agli altri. Quindi è veramente. A me piace. Cioè, io non riesco a criticarlo. Allora, ora mi ho profumato nel passato. Ma sì, ma allora l'adattabilità. Allora, diciamo che è un po' un compromesso, no? Perché è vero, metti l'adattabilità, che quindi ti toglie dei livelli, effettivamente. Ma livelli è un casino. Cioè, per capirci, no? Livello 113, prendiamo il primo, ci arrivi a New Game Plus inoltrato se ci arrivi, effettivamente. Qua siamo ancora, se vogliamo, neanche a metà gioco. Sì, ma tra l'altro, infatti, a 20 già raggiungi gli stessi frame, è vero. Ed è verissimo, 20 livelli sono due boss, cioè ti fai il Dragon Rider all'inizio, ti fai, che so, i nemici della zona, per dire, uccisi una o due volte e già effettivamente hai il. Ci sei, voglio dire, cioè, tutta sta grande lamentela sull'adattabilità è relativa, voglio dire, cioè, non è infondata alla fine. Pare una stronzata. Ok. Strayed! Oddio. Strayed.
I'm afraid. Te credo. I must thank you, young traveler. Young traveler. I am strayed, a wandering sorcerer. Una specie. Una specie. Sa manco lui. Bene. Very good. Very good indeed. Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, Strayed. Facciamo cagare, Strayed. Apprendi gesti, deridi, perché è quello che lui fa. Normalmente, parlami ancora. E per un po'. Che chiamano questo luogo ora? Occhio. 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 Prima che il vecchio regno crollasse, comunque, ci sono sempre riferimenti. Ok. Strayed schifa qualsiasi cosa comunque. Quanto se la ride. Pyromancy was created by the ancient witch of fire. She harnessed the power of flame and trasformarlo nella piromanzia. The witch led her daughters into war against the old ones. Madonna, qua abbiamo proprio. How long was I sat petrified? Long enough for the old. Ah, vabbè, ripeti di nuovo, d'accordo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Hai fatto una lore lesson, d'accordo. Cappuccio dei Forlorn e guanti dei Forlorn. Ok. Anello della conoscenza, anello del drago eterno, anello dell'agape. Va bene. L'acqua rossa, e qua c'è un po' di robetta. Vita fulgida, rivelazione, fiamma persistente, gabbia infuocata, globo oscuro, scarica oscura, nebbia oscura e affinità. Madonna santissima. Scambia. E qua abbiamo tutta la robetta dei boss. Allora, qua è da controllare un po'. La marquata di Mifa. Spada della forgia.
Spadone pesante del persecutore. Spada deforme. 25 scala A destrezza. Ok, spada arcuata, scala B a destrezza. Ascia di pietra gigante. Randello uncinato, anima sentinella flessibile. Forcone del gargoyle che scala A forza. Ok, e va bene. Alabarda da cavaliere dei draghi. Alabarda ruggente, scala B e C. Ok, a fede. Falce d'ossa, anima demone della cupidigia. Lancia da carro, lama doppia dei cavalieri dei draghi, arco dei cavalieri. La balestra protettiva, ok. Scudo grande, persecutore. Va bene. Per ora Strayed. Madonna, scusami. Perdonami. Incazzatissimo, mi devi scusare. Dai, la prossima volta compro, prendo qualcosa, va bene, non ti incazzare. Allora, ora direi che si può proseguire. Sì. Stavo pensando. Sì, si può proseguire. E a questo punto verso... Intanto... Ma sì. Famolo, prego. Si sa mai. Meglio l'eccesso che la mancanza. Allora. E quindi si va verso quello che risulta essere poi l'ultimo lord in questo caso. Allora. Io tra l'altro qua ancora non c'ero stato effettivamente, quindi non ho parlato con lui, eccolo! Have you business with me? The way you end up is all blocked up, you see, by this god awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to put it there? I'm in quite the pickle now. Un po' il Sigmire, no? Di Dark Souls 2. Comincia a sembrare viva. E può essere. Ok. Ah, vabbè, ripeti di nuovo. Va bene. Non è un problema, amico mio. Lo liberiamo noi ora la strada. Tanto fammi... Oh, cazzo. Gli schifi incinti. Salve. Madonna mia, devastato. Talismo di Dio. Quasi potrei anche dire, guarda, senza vedere la parte superiore, ti potrei anche dire poi però ti giri, no? Va bene, va benissimo, e ti ritiri tutto, d'accordo. Salve. Non mi è piaciuto questo non averti shottato minimamente. Allora, eccola. Usiamolo. Signor che volo. Con calma, eh. Dici. In faccia così, proprio. Vai tranquilla. Prego. Ma sì, la mano davanti no, eh?
Maria, ma è il catarro questo. Va bene. Madonna santissima. E che cos'è? Benissimo, si sente. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Oh. Scatarrata. Ma sì, ma voglio dire. You're that traveler. You're that traveler? I still sì. haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. Okay. Sì, ci può anche stare. Cioè, sono molto abile nella piromanzia e questo puoi considerarlo come il mio ringraziamento, pietra prismatica? Am I a joke to you? I owe you my life if you have not come. Okay. Oh, I feel shameful wearing these rags. Ti sistemo io, tranquilla. Ti sistemo io. I hate to burden you further. As you've already saved my life. But just look at me. My clothes are in tatters. Sei disperata, sì. Do you have any clothing that you could sì, 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 sì. I'll take anything, whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Hmm. Anything at all will do. Okay. Just put it on the ground and I'll change into it later. Allora, consegno equipaggiamento e io quasi quasi gli darei allora difficilmente no, però mi pare un po' uno spreco, gli volevo dare il set di Havel. Ah, maschera del manichino, facciamola un po' così, poi maschera del manichino armatura corazzata. Vabbè, guanti da brigante. E questi disperati da soldato vuoto. Cioè, facciamola proprio sporca. Va bene. Yes. Un grazie, un va benissimo, ti ringrazio, t'attacchi, no, niente, va bene. Anello di quarzo della fiamma, anello di quarzo del fulmine, anello di quarzo scuro, va bene, varie difese, l'appola blu, gialla e arancione, i semi del fuoco e poi varie piromanzie. D'accordo. Vabbè. E dimmi. I have my very own teacher. Carillon? Yes. Famed sorcerer in Malfia, our hometown. I was fascinated by sorcery. And so, well, he's so unique, you see. Abbastanza particolare. When he set out for Drang Lake, I couldn't let him go alone. But we were separated. Quite early on, I'm afraid. Mm. I'm rather unskilled. My lord probably ditched me. But oddly, I'm a fast learner when it comes to pyromancy. What we're fascinated by, and we're skilled at, are not always the same thing. Oh, why can't I just focus on what I truly enjoy? Mm-mm-mm-mm-mm. Oh dear, I shouldn't be so choosy. It's hardly my place. I have my very own teacher. Va bene, va bene, va bene, va bene. Hai il tuo very own teacher. Però prima di fare qualsiasi cosa, lui è rimasto attaccato. Amico Bernal, la strada è libera. Didn't think you had it in you, pal. No, no, no. That's not like it sounds, no. It was a pleasant surprise, that's all. Hmm. Name's Ben Hart.
A Bennard, porca merda, che colpa al microfono. Sorry. Che botta al microfono. Ok. Ma sì, ci rivedremo, ci rivedremo. Ridi, ridi, ridi. Ok. Basta? Mi sei debitore. Sì. Va bene. Bert Hugo, gioisci. Grazie. Basta? E beh, ripeti di nuovo il dialogo. D'accordo, ora ci si può... ci possiamo muovere effettivamente. Sentivo... oh merda. Ok. Va bene. E via. Sentivo... sentivo compagnia. Eccolo lì. Lei tranquilla in tutto questo. Lei comunque non ha mosso un capello, non un muscolo, un capello. Non si è mosso. Vabbè, giusto così. Questo si accende. Allora, calma. Calma. Polvere? No, frammento. Oddio, vabbè. Ok. Beh, direi che per ora andiamo, in realtà. Cazzarola. Cazzarola. Dai, sali. Saltello. Ok. Salve. Allora, che abbiamo qua? Niente. Simpatico lui. Altro stronzone. Ok. Nothing. L'altro lato. Quindi. Ok. Ed eccolo. Tie. Gemma vitale. Va bene. Ma solo stronzoni? No! Opla! Salve! Mi vedo perplesso. Frammento grande di titanite. D'accordo. E? Anima di cavaliere valoroso ed effigie umana. Va benissimo. Va benissimo. Andiamo. Il frammento lo vado a dare più tardi. Non è... non è strettamente necessario farlo ora. I boschi ombrosi. Ok. Che ho visto, eh? Ok. Anima morente. Salve. Ecco ste cazzarola di pietre. Ah, non è venuto lui, d'accordo. Ok. Allora. Un'altra pietra di Pharos. Queste non le schifo sicuramente. Ma oddio, mi stavo incastrando. Poi... salve, che cos'è? Il cenone di Capodanno? Ok. Anzi, di Natale, siamo lì più a tema, ok. Lancia, una lancia, lui l'aveva in tasca. Nella pancia ce l'aveva. Anima di cavaliere valoroso. Ed effigie umana. Di qua. Ok, mi siedo un attimino. Ci seduiamo un attimo e ci rimuoviamo. Allora, lì non posso andare, ricordo bene. Qui realmente neppure, però c'è qualcosina qua da poter recuperare effettivamente. Un falconiere... come si sta muovendo? Lo vedo un po'... va bene, lo vedevo un po'...
un po' perplesso nei movimenti. Ah! Che è sta freccia? Asgamo? Madonna, d'anticipo vanno! Gli arcieri di questo gioco sono clamorosi! Vanno di anticipo! Non è che sparano sul punto, sparano dove pensano che tu possa andare. È una roba atroce, d'accordo. Guarda! Guarda! Ma in che senso? Va bene. Madonna! Devasto! Ok. Ma perché sta roba? Perché sti arcieri così? Va bene. Grande anima di cavaliere valoroso. Effigie umane, due titaniti scintillanti, d'accordo. Ai ai, mi riavvicino. Ok, aiuto. Oddio, quello mi sembrava un player. È un nemico. Sì. Ok. Vediamo i fantasmi del giusto dei boschi. Ok. Ascia mezzaluna d'ammazza draghi e scudo del falco dorato. Qui sopra non posso andare realmente. Ancora. Esatto. Esatto, 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 esatto. Quindi va bene, torniamo indietro. Si torna indietro. Allora. Quindi. A sto punto, andando ad esclusione, di qua effettivamente non si può andare. Sinistra servirà poi l'anello del re. Andiamo di qua. Ed entriamo ufficialmente a Silent Hill. Ok. Welcome to Silent Hill. Manca solamente l'insegna. Allora, e l'esplorazione di questa zona è particolare perché... Ti vedo, eh? Ti ho visto, anche se... Ecco, ora dove cazzo stai? T'ho perso. Eccoti. Ok. Oddio, con la lancia questa è un po' drammatica, non potendoli nemmeno loccare. Merda, è terribile sta roba. Ok, perfetto. Madonna, che inquietudine. Brutta roba. Bruttissima roba. Allora, cercando di ragionare in maniera sensata, no? Costeggiando la parete. Ove possibile, esatto. Ah... Perché è blurrato il cazzarola di... Non mette a fuoco. Da vicino non mette a fuoco, effettivamente. Vabbè. Leave me be. Leave me be. I like it quiet. Leave me be. What business have you here, traveler? Traveler. You may call me Vengal. Vengal. What is another name in this sorry state? It is rare to flap these gums. This is pleasant. Okay. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. Or so I thought. I came to and found myself like this. Non benissimo. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by, and gaze at the night sky, thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. I know not what brings you on this journey,
Nor will I deign to ask. You may bear a great burden, don't we all? I prefer to stay my distance. Diffidente, diffidente, Wengerl. Aia, mio corpo. I see visions, my body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. Ok. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. Va bene, va bene. I learn new things every day. Things never learned in battle. And thanks to you, I've recalled the joy of conversation. If I can help you, if you require something, do speak up. Ma sì, non so quanto puoi aiutare, però a questo oggetto lui ha un mercato. Lui ha un testa di Wengerl. Ci dai decapitazione, simpatico Wengerl. Ok. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes. We soldiers stared death in the eye together. Okay. And for his highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. I was born in Forosa. Forosa. In the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell. Our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war, and I can imagine no other way to live. What a fool I was. I am grateful for these peaceful days, but such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Thank you for lending an ear to i miei vaneggiamenti. Ma quali vaneggiamenti? Eh. Ah, grazie. Grazie. E vabbè, ripete il tutto. Cosa vendi? La Claymore. Minchia, la Claymore. Per un attimo. Allora, io la compro. Io la prendo. Poi non si sa, sempre per quell'idea, concetto del magari poi arrivare a cambiare build. L'elmo di Wengerl. L'elmo di Wengerl difensivamente è un toro. Rispetta addirittura il corazzato. E tra l'altro appunto ha questa particolarità di aumentare il peso massimo. Ma che bello che è. Che bella che è. Anima di cavaliere valoroso. Effigie umana. D'accordo. Io. Merda. Ci sono dei drop all'interno di questa maledettissima e schifosissima foresta. Il problema. T'ho visto, eh. Porca merda. Dove? Oh cazzo. Il bordo devo vedere perché non si... Qui c'è! Ok? No, non ci stava. A due sono. Porca mignotta. Vabbè. Terribile così. No! Ok. Calma. Li vedo. Uno è andato. D'accordo. Non vedo l'altro, ok. Va bene. Va benissimo, ok. Allora, Olla. Ok. Ho fatto una cazzata, io dovevo costeggiare la parete.
E invece... Porca merda. Veloce. Ok. Invece sono entrato proprio nel cuore della... Ok, 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 vediamo perché di qua. Teoricamente... Cosa di simpatico dovrebbe esserci. Oh! Anello della Clorantia più una. Hai voglia se è qualcosa di simpatico. Sento pa... Oh, stai molto calmo, eh. Ok, stai molto calmo. Perfetto. Dicevo, qualcosa di molto simpatico. Non dà indicazioni visive, però è un più uno, quindi ci può stare. Oh, ok. La via, sì. Allora. Ah, madonna. I fantasmelli. Accendiamo. E via. Allora. Questo lo prendiamo. Gemma vitale radiosa. Salve. Ammazza la faccia dell'equilibrio. C'è una cassa. Allora, ricordo. Calma. Facciamo le cose con un certo criterio, con un certo ordine. 10 dardi magici, gente che ride. Intanto andiamo di qua. No, bruttissima roba. Ok. Yes. Ok. Ah. Che faccio? Me ne privo? No. Non me ne privo. Ah, è vero, questa zona era piena di questi stronzi pietrificati. Il giovane non soffre dal... Bah, va bene, non viene stunnato. Nel dubbio un colpetto, non si sa mai. Riparare, effigie umana, siero del sanguinamento. Non ne valsa propriamente la pena, però per il... Per il completismo questo ed altro. Poi. No. Intanto fammi prendere. Aspetta, ora arrivo da te. Fiamma della farfalla, torcia. Ok, via. Via. No. No, fermo. Cazzo. Sarete stronzi comunque. Ok. Pietra di Farros. Eccolo. Ok. Allora. Mi sento passi in continuazione. Cazzo, ma io ho dimenticato di prendere... Merdaccia secca, ci ho pensato ora. L'anello... No. Ok. Ok. L'anello da Shalquar. Pezzo di tanite, ok. L'anello da Shalquar, quello per sentire... Allora aspetta. Calma. Calma, devo tornare a Majula. Falce oscurità, d'accordo. Ok.
che il nostro amico qui è fatti. Niente proprio. Abbiamo bisogno dell'anello. Serve l'anello. Serve l'anello. D'accordo. Bene, abbiamo un'altra. Già siamo a due. Cavolo. Vabbè, ho capito che tu tanki e io tanko, però... dimmeno che... arrivo. Porca miseria. Sì, sì, sì. Chi è? Esci. Ok. Eccomi. Aia. Ok. Oddio. Cazzi! Eccolo, Vengarl! Pazzito quest'uomo! Chi è? Madonna, se sei un toro. Uno, due... Sono qua, eh? Sono qua, eh? Capito che sei senza testa, però... 9600 anime. Ed il set di Vengarl. Aspettate un attimo. Ok, è una bestia, va bene. Va bene? Va bene, un mix, d'accordo. Difensivamente è... una bestia, siamo diventati Vengarl, più o meno. Porca miseria, ma quanti ne ho? Scusate, no, un attimino, perché ho capito che... ah, non ne ho più? Cazzi. Non ne ho più? Merda, no! Non ne ho più. Va bene, allora, nel frattempo facciamo una robetta del tipo. Torniamo... allora, intanto a Majula. Compro l'anello per sentire... per poter parlare con Tark. Poi tornerei anche al bosco per andare a dire a Vengarl che abbiamo eliminato il corpo. Intanto ti do il frammento, sì. Becca di questo. Aia. Ok, e ci siamo. Ora. Intanto vediamo se posso potenziare... mi dovrebbero bastare i frammenti. Giusto? Houston? Sì. Altri due. I'll be around if you find me. Che shish. Ok. Lucasac si è appena rincotonito. Lucasac 93, ti ringrazio. Grazie mille. Abbiamo raggiunto il primo traguardo di questo schifosissimo canale. 10 followers. Grazie. Grazie mille. Shalquar. Che traguardo. Ti sei tutto rincotonito. Incredibile. Sei entrato in questo... in questa incredibile famigliola di rincotoniti. Fa piacere. Allora, Dov'è l'anello? Eccolo, quello dei sussurri. Una descrizione un po' così. Le voci dei nemici. Cazzate, mi verrebbe da dire. Indossato da Roy l'esploratore. D'accordo. Queste sono le descrizioni belle di Dark Souls 2. Permette di udire le voci dei nemici. No. Semplicemente no. Però va bene. Diciamo va bene. Allora, adesso, senza confonderci, torniamo al crocevia. Parliamo a Vengarl. E poi... Poi mi sono perso già. No, e poi torniamo effettivamente a parlare con Tark, con l'anello, equipaggiandolo. Va bene, ci siamo. Stiamo viaggiando. Allora, costeggiamo la parte sinistra. Vengarl! Dove stai? Eccoti. Ma non è che qua dietro
No, niente. Stavo scherzando. Vengarl! Back again. Well, piacevolissima sorpresa, beh? Aia. Ok. Good riddance. Contento lui. If you wish for help, summon me. I'm rusty in battle. Va bene. Ah, e poi basta, cioè, l'abbiamo fatto contento, semplicemente. D'accordo, va bene. Un piacere mio, Wengerl. Benissimo, 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 benissimo. D'accordo, via. Allora, torniamo alle rovine buie. E... Tark. Sì. Di nuovo Tark. Rifacciamo fuori il signorino. Bella, bella la grande, bella la grande lancia, la lancia grande. Bella, bella, bella. E via. Occhio ai vasi. Cosa volevo dire? Non lo so, me lo sono dimenticato. Come Forlorn, come Forlorn. Pure, porca merda. Non ho parole. Dove? Ovunque mi sta invadendo Forlorn. Basta, un tormento. Dove sei? Eccoti. Hai rotto i coglioni. Ogni zona non è che puoi invadere. Va bene che puoi invadere, ma non sei costretto ad invadere. Forza. Dai. Falla una cosa sensata. Niente, ho detto falla una cosa sensata. Stronzo sei. Va bene. Ok. Ya. Pezzo di merda. Chi è? 7200 anime, ci sta. Non droppi, vero? Sia mai. Praticamente recuperiamo l'effigie che ho perso grazie al vaso. Hai rotto tre quarti di ciolla, fatelo dire. Ok. Perfetto. Tark! Parlami. Per ora togliamo questo. Dove sta? Dov'è? Eccolo. Human, are we? Are we? This is no place for you. Be gone. Be gone, thought. Are you not afraid of me? No. Ti amo. Humans rarely come here. Those who do. Turn back when they see me. Oh, make an attempt on my life. E perché questa cosa? Ah, different. Tanto bello sei. We once had a master. He created us long, long ago. Padrone. But he was born with a fatal flaw. He resented those who had what he lacked and became fully mired in hatred. Ciò che lui mancava. Eventually, he drove himself mad. Ok. It was at the peak of this madness that he conjured up we strange creatures. Our master was a tragically lonely soul. Eventually, his solitude eroded his very reason. D'accordo. In the end, he never understood what it was that he truly lacked. Nobody knows when we were born. Siete solo nati, d'accordo. The only ones who even speak a human tongue are myself and my better half. I wish to ask a favor of you. I want you to. Meno male che si parlava della dolce metà in questo caso. Ok. I always found her at my side. But as time went on, things went awry. E dispiace, dispiace. She became violent, raging uncontrollably. Eventually she came after me. We have been locked in combat ever since. We seem to be at a standstill.
The wounds we exchange are never lethal. I was born of my master's madness. Perhaps this is some curse. I will be sure to assist you in return. Okay. The past is a distant fog. My name was Targ. Targ. Sì. That is all that I remember. Basta? Va bene, Targ. Va bene. Ti voglio aiutare. Mi stai simpatico. Ok. Oh, che cazzo... Ah, l'anello, giusto. Sì, perché fa... Ha questi momenti, questi rutti ad intermittenza. D'accordo. Allora, rimettiamo quello dell'AMI più uno. Via, via, via. Fuori dalla sbolas. Ok. Torniamo sopra. Ora, quello che voglio fare... Basta con sti vasi, please. Cosa volevo fare? Cosa si voleva fare? Ah, saltare di qua. Ok. Gentleman. Fuori dalle palle. Abbiamo... Pezzo di titanite, meraviglioso, meraviglioso. E qui... Va bene. No! Niente, devo... il colpo lo devono dare per forza, perché altrimenti non sono contenti. Va bene. D'accordo. Lui ha fatto la tinta, lui ha la tinta ai capelli, ha fatto. Via. E via. Va bene. Aia. No. Elmo del leone. Elmo del leone. Elmo del leone. Riduci i danni da caduta. Ok, dei membri del clan del leone. All'effetto dell'anello del gatto. Ok. Non sarà potente quanto quello. Però non so se è cumulabile magari. Cioè mettere l'anello del gatto e mettere pure quello e riduci ulteriormente i danni da caduta. È possibile? È possibile? Ma non sono sicuro. Voi vi dovete levare immediatamente. Come te... Porca merda, io so che succede camminando lì sopra. Esatto. Ah, ma tu sei... Sembravi un player. Ok. La gemmina la usiamo in via preventiva. Tiè. E... Che sta succedendo lì dietro? Oh, porca puttana. Ok. Oh, basta, non ne ho. Non ne ho più, li ho finiti. Li ho finiti. Il bello è che li ho comprati pure. Chi è? C'era qualcun altro che li vendeva? Perché ho comprato quello da... Da Malenzia. Ah, Magherold li vende. Pure Magherold li vende. Lo vende. Ne ha uno. Sì. Allora, intanto... Creighton. Vecchio bastardo. Just wait. You dirty rat. You dirty rat. I remember you. Don't you scare me like that. I thought you were him. Non sono lui. That bastard with the ring lives in Brightstone. Bastard. Down the way. I'm gonna find him and settle. Nessuno può insultarmi così. Ti ha rubato la merenda. Che è successo? Cazzatissimo. Ah, vabbè, basta. Questo è il tuo... La tua linea di dialogo finisce così. Va bene. Va bene.
Anima di guerriero coraggioso, incenso dello scettico. A proposito di scetticismo, ricordo, dove sta? Qua, yes. Questa è la seconda location, giusto del... Esatto. Anime ricercanti. In cosa mi sto bloccando? Ok. Parlami. Young undead, don't let this curse weigh upon you. We meet a second time. Perhaps you will yet traverse the dark. Ok. Young undead, if you truly seek the dark, then we will surely meet again. Non ti basta questo secondo May incontro. we meet again. Prima o poi. Ci rincontreremo, sicuramente, nuovamente. Allora, cazzo, io ricordo ora. Mi sa che ho fatto una stronzata. Aspettate un attimo. No, no, fermo. Mi serve Magherold. Mi serve Magherold. Mi serve Magherold. Ok, ho fatto la cagata. Mi serve Magherold. Per questo. Sì. Perché è lui che contiene, che ha la chiave per liberare Ornifex in questo caso. L'ho ricordato ora, quindi. Torniamo un attimino al Forteferro. Nella speranza di non averlo già comprato da lui, ma non mi sembra. Non ricordo di averlo preso da lui. Sicuro l'ho preso da Melenzia. Sicuro, forse, si spera. Non ricordo. Ma tra l'altro qua non c'ero tornato, giusto? Dopo aver spento... che poi vabbè, c'è da prendere questo drop in realtà. Dai, con sti archi. Ok. Spari? Chiave di ferro. Basta. Chiave di ferro. Oddio, la chiave di ferro. La chiave di ferro era per le salamandre? Dove sono stato? Non sono affari tuoi. Quello che mi interessa è che io sono uno stronzo. Ma scusate. Ma porca miseria. Porca miseria! Merda! Da lui l'avevo preso. Quindi... Melenzia? O l'ho preso pure? Boh! Vediamo. Però intanto avendo la chiave di ferro io proverei ad andare appunto dove ci sono le salamandre in questo caso. Perché credo apra quella porta. Non ricordo, non lo... questo non lo ricordo però. Ah, intanto ti prego. Sono tempi difficili, sì, mi hai preso per il culo. Cioè, se non sono tempi difficili. Niente, stavo scherzando. Andiamo. Però ancora quindi non posso liberare. Porca miseria. Vabbè, andiamo alla torre cardinale. Scendiamo sotto. Cerchiamo di capire. Cosa c'era nella zona delle salamandre? Se la mia memoria non inganna troppo, dovrebbe esserci la chiave per entrare nel secondo DLC in questo caso. In teoria. In teoria. Ora vediamo. Allora. Ok. So, intanto è questa e qui ci siamo. Piano, eh? Dove si è? Porca putt... Ma loro così pronte sono. Beh, i danni ci sono. Loro sono belle resistenti, belle toste comunque. Quindi occhio a queste. Mi è piaciuto.
Oh, porca puttanazza. Complesso attaccarle con una... Con una grande lancia. Questo movimento un poco pulito. 1080, ok. E non t'agitare, non t'agitaia! No! Linguata! Ok. Attacca, ti do la mossa. Non questa mossa. La smetti di trascinare. Secondo me devo fare una roba, sputa. Ho detto sputa, non slinguazza, sputa. Sputa, sputa. Non se ne può, non ne uscirò vivo, non esco vivo. Va bene, belli questi movimenti, interessanti. Ascolta. Giovane. Giovane! Uno sputo ti manca! Ok. Messa a dura prova da delle minchie di salamandre. Va bene. Va benissimo. Ci sta. Qui abbiamo scudo grande del ribelle. Esatto, è la chiave del DLC. Chiave di ferro rovente. Roventa, per chi non si accontenta. D'accordo. Poi gemmiamoci. Questa zona è piena di sistemi. Porca miseria. Oh cazzo. No. Va bene. Ti stai compenetrando. Oh porca puttana. Non vedo niente. Dark Souls, non vedo una se... Top. 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 È andata in maniera meravigliosa. Facciamo una cosa. Siccome di quello che ho capito la zona è abbastanza una disgrazia, torno là, recupero le anime, recupero quello che può essere il loot della zona e mi levo dalle palle, perché combatterle con una lancia, diciamo che non è propriamente il massimo, mettiamola così. Quindi... Che bellezza, intanto ci sono robe che si tolgono la vita, va bene. Ora cortesemente. Ma tu cosa stai facendo? Mi devi spiegare dove, cosa fai? Via, alziamo anche lo scudo nel dubbio. Mai fatta questa roba. Mai fatta, non l'hai mai fatta nella vita. Alzati! Un attimo che è andata in tragedia. Sputa! Non così! Non è possibile! Non è possibile! Mi devi fare passare! Mi devi fare passare! Allora... Calma, 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 per favore, ok, oh madonna, le ha... No, vabbè ragazzi, non ve... Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls, per favore, te lo... Facciamo una roba diversa? Facciamo una roba diversa. Tanto le 24.000 anime se ne sono andate a farsi fottere. Le 24.000 anime sono andate. Dove cazzo stai? Lì, perfetto. Adesso. Non dovrei morire, giusto? Ya! Ti è! Voglio vendetta! Suka.
Oh, sono le anime là. Le 200 anime. Ma vaffanculo, va. Grande anima di Cavaliere Valoroso. Pietra focosa. Tutto content questo. Il microfono era volato per un attimo. Ok. Anello del falco, questo è quello della gittata degli archi, beh, dovrebbe essere questo. E basta in teoria. Beh, riprendiamo questo grandissimo numero di anime e leviamoci dalle palle finalmente. Morale della favola, non sono riuscito a recuperare un osso del... Un come cazzarola si chiama? Un ramo profumato del passato. Non sono riuscito a perdere tutte le anime che avevo. Ornifex attualmente, allo stato attuale, rimarrà pietrificata. È andata proprio... benissimo. Benissimo. Cioè, non... meglio non poteva andare. Va bene. È andata benissimo. D'accordo. Boschi ombrosi. Riuccidiamoli, così almeno questa leggerissima quantità di anime si recupera in un modo o nell'altro. Però che merdaccia, veramente. Che bastardata. Che bastardata. Si va dal boss stavolta. Si va dal boss sempre più... cazzo sono, levati di qua. Tark? No, Bradley, io non lo voglio Bradley, io voglio Tark. Io voglio Tark per la lore. Tark! Dove stai? Eccoti. L'uomo scorpione. Oh Madonna. Bello lui. Andiamo. Pronto? Pronto. Via. Tua moglie c'è. Salve. Via. Ok. Tec, tec. Wow, che boss incredibile. Oh merda. Tac, tac. Stiamo devastando. Ok. Ok. Ultimo colpo dallo tu, Tark. Bravo, alla tua dolce metà. Simbolico. Anima Nike allo scorpione. Vabbè. 22.000 anime, praticamente abbiamo recuperato quelle di prima. Erano 24.000, quindi vabbè. Che morte del cazzo. Che morte imbecille proprio. E adesso siamo a le porte di Pharos. Una miniera. D'accordo. Gli olifanti. Vai. Ok. 1320 anime. Ci sta. Ci sta. Salve. Abbiamo Gavlan 2.0. Becca di questo. E qui abbiamo 10 pietre prismatiche, non sia mai, mi dovessero servire. E il falò. Mi siedo. Rifugio di Ghirm. La zona dei Ghirm è questa, sì. Bella come zona. Cazzo. E lo manchiamo, ma perché queste cose, cazzo, colpiscilo! Ok. Aspetta che c'è Guthrie l'arciere, muoviti! Ok, Guthrie, dov'è Guthrie? Porca puttana, le Avelin! Doppia Avelin?
ci provare, sai? Tiè, tiè, tiè. Ok. E ci siamo. Loot, drop irrecuperabili. Ah, effigie umana. Questa. Questa. Salve. Ok. Via. Non mi fido perché non mi ricordo la posizione dei Mimic sulla versione di Scholar. Non è uguale rispetto alla versione base. Lancia di Sentier. Questa qui è potenzialmente un'arma bestiale. Sì. Il problema è che uno deve andare a romperla prima. E diciamo che sta grande rottura appunto di palle nel doverla rompere non ce l'ho, ecco. Mettiamola così. Di qua non abbiamo nulla. Anche perché fino ad ora è performante la grande lancia, quindi sti cavoli. Altri cagnacci. Ok. Ok. Il colpo me lo dovevi dare necessariamente. Capito. Prima di salire, che abbiamo di qua? Quante ne ho? 6. Va benissimo. Va benissimo. Oddio, cosa apre? Questo o questa? Oh, abbiamo buttato una pietra di Pharos. Guanti dei Ghirm. Abbiamo buttato una pietra di Pharos. Che meraviglia. D'accordo. Torniamo sopra. Bene. Barriera contorta, anima di cavaliere valoroso. Barriera contorta era un miracolo. Non ti parare, non è necessario, non lo devi fare, non sei costretto. Non lo devi fare. Barriera contorta cos'era? Madonna, sbaglio sempre. No, un malocchio mi sa, sì. Ah, gli incantesi vengono deviati. Interessante. Attacca. Non ti parare. Va bene. Guanti da guerriero dei Ghirm. D'accordo. No, levati da lì perché lo rompi. Vieni qua. Aspetta, questo lo scassa. Ok, perfetto. E non ricordo. No, ok. Colpetto. Si sa mai. Si sa mai, lo do sempre. Un altro pezzo, d'accordo. Quanti ne ho? 3? Ci sono 3? Sì, teoricamente ne servivano 3, giusto? Per potenziarla? Non ricordo. Sembra di sì. Allora. Pietra. Ah, vabbè, abbiamo recuperato la pietra di Pharos da prima. Ok. Queste sono tutte pietre di Pharos buttate, buttate letteralmente. Salve. Doppia ascia. Vecchia pietra, eccola il mondano, la pietra mondana, ok. Grande anima di guerriero coraggioso. Questa è utile, ok. Quella centrale apre quella in basso. Ok. No! Ok. Anima di guerriero coraggioso. Ah, oddio, era questa, vabbè. Vabbè. Se ne poteva fare a meno.
Lo scambio non è equo, ecco, mettiamola così. Tu via. Ho detto via. Ok. Oddio, sto boss. Questo boss potenzialmente è uno dei... Fine dell'Ordalia. È potenzialmente uno dei più scemotti, ma riesce ad essere anche uno dei più pericolosi. Ma non tanto per il boss in sé, per i minion della zona e per la petrificazione. Infatti la cosa più saggia da fare sarebbe prima eliminare gli stronzetti. Finisce malissimo. Finisce malissimo. Finisce malissimo. Finisce malissimo. Il tossico. Finisce malissimo. Non ho modo di muovermi. Io lo sapevo. E qui la grande lancia. Merda, non ci arrivo, non ci arrivo. Che bellezza, che bellezza, che meraviglia. L'ho detto, l'ho detto. Perché non solo... Non solo... possono causare la pietrificazione. Il problema principale è la tossicità che loro causano, che è bestiale a livello di drenaggio della vita. E di conseguenza, tra l'altro, diciamo che combatterli con una lancia un po' gnè come cosa. Via. Non è che magari... La Claymore che ho comprato prima, no? Ve la butto lì. 2,36. 2,36. Dove sta poi la grande lancia? Devo essere veloce. Qua. Ok. Va bene. Ok. Dai, 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 dai. Forza. Io speravo di shottarli. Ma porca mignotta. Ci arrivo? Ma vaffanculo! Non ci arrivo. Va bene. Va bene. D'accordo. D'accordo. Riandiamo con la lancia. Riandiamo con la lancia. Facciamo che li anticipo. Li devo anticipare un attimino. Per ora non la uso l'effigie. Non ne voglio buttare. Ma riprendiamo le anime intanto. Dai. Porca miseria, forza. Ok. No! Tossico, as always. Ma l'importante è che sono andati loro. Porca merda. Attacca, fai qualcosa. Ok. Tempo di far finire il tossico più che altro. E possiamo combattere tranquillamente. O più o meno tranquillamente. Dovrei colpirlo il nemico, giusto? Ok. Ci siamo. Oh, cazzarola. No. Va bene. Ok. Aia. Ok. Scatta. Bellissimo, mi è piaciuto. Chiodo le fight con l'autorità reale dei topi. Sì, è un po' una cafonata, effettivamente. È un po' una mezza cafonata, purtroppo. Ok. Ci siamo, eh. Va bene. Ci siamo. Ma non è tanto... Non è tanto il boss in sé. Il boss è una stronzata. Sono i minion iniziali, purtroppo, perché... Partono insieme a lui. Quindi non li puoi effettivamente... A meno che uno non abbia, che ne so, un magia, un arco, un qualcosa per uccidere dalla distanza, che io ora, in questo momento, non ho effettivamente. Quindi di conseguenza succede che partono tutti assieme. Arrivano i minion. I minion causano tossicità.
Potrebbero anche causare la pietra di merda, la pietrificazione, però... Si sposa malino con la scarsa adattabilità di Dark Souls 2. Sì, purtroppo... Allora, è un discorso che prendevo anche prima, quello sull'adattabilità. E hanno implementato questa statistica in più. Va bene, però, insomma, sono situazioni dove è un po' complesso da gestire il tutto. Ecco, mettiamola così. Sorcione! Sono tornato, non mi unirò nemmeno stavolta, te lo dico subito. Cederò l'udienza. Non sia mai. Mai, mai, mai e poi mai. Va bene, non parliamo, è tranquillo, bisticcio, d'accordo. Io tornerei un attimino al falò. Al falò. Quindi sì, il boss in sé è una stronzatella. Il problema è... I maledetti minion. Purtroppo. Però. Va bene. Poi, vuoi anche... Che l'arma... stavo usando in questo momento, forse per combattere questa tipologia di boss. Sì, no, ma Dark Souls 2 assolutamente gli è uscita male. Ma allora diciamo che i boss su Dark Souls 2 non siano brillantissimi, eh. Non... Dark Souls 2 purtroppo non brilla a livello di boss fights. Però Dark Souls 2 ha una cosa rispetto agli altri, secondo me, e lo dicevo anche prima. È la sua rigiocabilità, effettivamente, infinita. Ed è una roba... È uno dei più divertenti. Cioè, da rigiocare è uno dei più divertenti, effettivamente. Quindi... Ci sta. Assolutamente. Poi vabbè. I boss sono un giro tondo continuo, almeno per la maggior parte. Qualche stronzatina, come l'autorità reale dei topi, però alla fine ci può anche stare, ecco. Dimmi. Non hai nulla da dire, ok. Sì, no, infatti è uno di quelli che... Se dovessi prendere tra i Souls e i vari Souls-like, magari... È quello che mi vede tornare più spesso per rigiocarlo, effettivamente. Quindi qualcosa di più che buono l'ha fatto. Ecco. Questo sì. Questo c'è da dire. E poi cosa dovevo fare? Infatti dicevo prima, secondo me i più rigiocabili sono questo ed Elden Ring. A conti fatto. Cioè sono tutte e due sulla stessa posizione. Oh, oddio, magari non sulla stessa. Però stanno lì sopra entrambi. Poi ci sono gli altri, effettivamente. Quindi. Ora il piano era quello di cominciare, appunto, ad aumentare un po' di fede. Perché non si sa mai. Allora io qualche punticino qui lo metto, dai. Facciamo così. Facciamo questa stronzatella. E il resto delle anime, come sempre... Aspetta. Potenzia? Puoi? Non mi ricordo? Yes! Signori, abbiamo l'arma più 10. Eccola. Però che peccato, lo skilling... No! Che cazzato ho fatto? Dov'è? Eccola. No, stavo dicendo... È rimasto C. Vabbè. De Gregorix! Buongiorno! Com'è? Come andiamo? Come procede? Come la va? Allora, intanto qui... Vabbè, l'arma più 10 ci siamo. Cosa stavo pensando? Le gemme, prima di tutto. Allora, quindi, dove stanno? Eccole, 24? Top, ci stanno.
frattempo il cane sta andando a cagare. Ok, fa piacere. Grazie mille a te. E via. Allora, torniamo un attimino alla cavernazza dei Grimms. Dove stava? Eccola qua. Al rifugio dei Girm. Ebbene sì, andiamo. Quindi, chiusura del discorso. Dark Souls 2 per me è tranquillamente S-tier insieme ad Elden Ring. Lo butto lì. Lo butto lì. Lo... Porca mignotta. Lo butto lì. Senza pietà. O magari... Magari non un... Martello pesante di Ghirme. Magari non S. Forse è un po' esagerato. Però una piena. Ecco, una piena. Dark Souls 2 è una piena, secondo me, a livello di quello che potrebbe essere un voto. Sì, no, infatti no, mi stavo correggendo. Ho detto S è un po'... Cazzo, S è un po'... pesante, ecco, tosto. A barra più ci può stare, però, effettivamente. Ci può stare. Questo sì. Questo sì. E... Ah, lì c'è un drop, ok. Elmo imponente e rugginito, d'accordo. Le varie critiche, va bene, l'adattabilità, la... Ci sono critiche anche su... Salve, Kevlan. Critiche su quella che può essere la lore di Dark Souls 2. Io onestamente... Non sono tanto un tipo da lore in questo caso. Sì, mi ci metto, giusto? Seguo un po' quello che è il... Le varie quest dei personaggi, i vari dialoghi, le varie descrizioni, le ho lette, le ho riviste. Non sono però un fanatico, cioè non sto lì a dire ah cazzo, la lore di Dark Souls 2 non è a livello di quella del primo, non è a livello degli altri, cioè... A me piace il gioco, a me diverte il gioco, fotte sega, davvero, cioè, quella proprio passa, per me, passa in secondo piano. Passa completamente in secondo piano. Perché il gioco mi diverte, perché il gioco mi piace, cioè. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Infatti, sai qual è il discorso? Sai qual è il discorso con la resistenza di Dark Souls 1? Nel momento in cui sai che effettivamente è una statistica inutile, non la tocchi nemmeno. Forse l'adattabilità su Dark Souls 2 ad un certo punto risulta essere... siccome serve, conti fatti, perché è una statistica utile, a differenza della resistenza dell'1, la gente un po' critica perché dice, ah cavolo... Io devo buttare punti nell'adattabilità in questo caso. Che poi buttare punti. Tornando al discorso di prima. Livello 118. Non è nemmeno metà gioco, se vogliamo. Perché devo andare a... Devo andare... Sì, infatti. È abbastanza grave il fatto che ci sia una statistica inutile. Quella infatti. La resistenza dell'1 è proprio una roba... Non inutile, insignificante. Cioè, non serve a nulla. Tutto quello che aumenta la resistenza lo aumentano tutte le altre statistiche. Tutte. Tutte. Proprio non serve a nulla. Però, vabbè, c'è la resistenza. No, stavo facendo quel discorso sul livello, perché... Livello 118 non è nemmeno, se vogliamo, metà gioco, perché a conti fatti devo andare a battere... Il quarto lord, quindi battuto il quarto lord, potrei dire di essere a metà gioco. Livello 118. Questo vuol dire che su Dark Souls 2 tu aumenti di livello un botto. E per arrivare appunto, come diceva anche il nostro amico di prima, a quella che può essere il fast roll di Dark Souls, del primo, basterebbe mettere qualche punticino dall'adattabilità. E già ci sei, in questo caso.
E qualche punticino vuol dire battere un boss, il cavaliere dei draghi, e già ti porti in pari. Però ci sono le critiche sull'adattabilità. Va bene, va benissimo. Viene considerato il più sfigato tra i Souls, ma secondo me, se vogliamo tra i tre, tra quelli che sono i Souls effettivamente, la butto lì, è quello che è il cazzo più duro. E quello, ce la facciamo? Non ce la facciamo, vabbè. È quello che slappa di più rispetto agli altri. Scusa, scusa Bobo. Bobo, perdonami. Schiacciato il cane. Sì. E quindi sì. Nel frattempo, chiusa questa parentesi incredibile su quello che può essere Dark Souls 2. Allora, Madonna quante ne droppano. A parte i miei complimenti per essere inizi su Twitch, deduco, correggimi se sbaglio ovviamente, sento le follower. Grazie, ti ringrazio, ti ringrazio davvero. Sono effettivamente... Sì, perché l'ho aperto... L'ho aperto quando? È un mesetto fa. Un mesetto fa, sì. Ad ottobre, giusto? Ottobre. Sì, più o meno, dovrebbe essere ottobre. E quindi sì. No, comunque ti ringrazio. Ma mi diverto tantissimo. Cioè, non lo faccio perché è una passione. Faccio quello che faccio normalmente quando non mi registro. Cioè, quindi quello è proprio passione pura e via, mi diverto. E poi con la speranza di andare a creare una piccola, leggerissima community di rincotoniti in questo caso, di questo più che altro. La parlantina c'è anche per un altro motivo. La parlantina c'è per un altro motivo, perché la differenza è la pressione del tasto a via diretta. Allora ti devo dire, quella pressione lì la percepivo, l'ho percepita fino a quel mese fa. Nelle prime, ti devo dire una, prima diretta, seconda diretta, poi man mano effettivamente così, cioè è andata proprio, ci si squaglia, ci si scioglie e viene via il tutto. No, dicevo, la parlantina c'è per un altro motivo. Io per lavoro effettivamente lavoro in un call center in questo caso, lavoro per Vodafone, il commerciale. Quindi vuoi o non vuoi, sfrutto anche un po' quelle capacità, ecco, le skill che ho acquisito. E invece l'idea dell'aprire proprio il canale è nata. L'avevo da tempo, è da tantissimi anni che io pensavo all'idea di fare un qualcosa Twitch barra YouTube. Però poi ho detto e non ho mai iniziato. Cioè ho sempre rimandato, ho sempre detto ma magari non è il momento, ma magari non va, magari non è una roba che poi riesco a portare avanti. E però invece devo dire, mi ci sto mettendo. Non dico ogni giorno. Oddio, in questo periodo ogni giorno, effettivamente, queste 3 orette al giorno ci siamo. Normalmente un giorno ogni due. Madonna, basta, fermi voi! Un giorno ogni due ci stiamo. Riesco anche ad andare in live, effettivamente. E a portare il tutto. No, niente, l'idea di Twitch comunque. Sì. Amici. Che mi dicevano, ma perché non ti ci metti? No, perché non provi? Perché non vai e non ti ci butti? Ad un certo punto ho detto, sai che ti dico? Sti cazzi, tanto a non provarci nemmeno, che senso ha? Non ci perdo nulla, mi diverto e basta. Via. Compagnia al lavoro, vedendo chi gioca,
a qualcosa di mio gradimento e stamattina sono capitato qui. Fa piacere, fa piacere, fa piacere, fa piacere poter tenere compagnia, fa piacere poter portare compagnia a qualcuno e fa piacere che possa piacere quello che faccio effettivamente. È veramente una roba confortante. Allora, nel frattempo mi sono perso completamente. Ok. Qua adesso. Uccia! Piano, eh. Ok. Allora, il pozzo. Non ci entro così, d'accordo. Devo fare per forza il saltello della quaglia. Quindi scassiamo un attimo la roba. Si può rompere, beh. Rompiti. No? Scherzo? Si può? Si può, perfetto. È esploso completamente. D'accordo. E quindi via, mi sono buttato su Twitch. Poi c'è pure il canale su YouTube che realmente fa da bella questa. Mi è piaciuto, Antonio, questo salto. Interessante, davvero. Proprio pieno d'emozioni. Realmente invece il canale su YouTube fa da... Se su Twitch chiaramente porto tutte ste disgrazie in diretta, quello di YouTube fa da archivio per quello che... Porca merda! Ah sì, è già passato! Oh, ti ringrazio, oh, ti ringrazio. Quello invece appunto penso si sia visto, è più l'archivio, ecco. O comunque un andare a raccogliere... Ecco. Signori, questo è il bello della diretta, perché avevo completamente dimenticato che questo poteva essere un mimic, effettivamente. Alla grande è andata. No, stavo dicendo, va bene. Per fortuna non è andata troppo male. Il canale di YouTube, appunto, è fa da archivio. Invece... Ti ho distratto? No, vabbè. Ma no, no, non hai distratto. Anzi, è normale che tu possa scrivere. Perché mi sono seduto? Porca merda! Il canale di YouTube invece fa d'archivio, effettivamente, per tutte quelle che sono le disgrazie, appunto, quello che è appena successo su YouTube. E magari va anche a raccogliere quei piccoli momenti, quelle piccole vicissitudini che possono appunto capitare in live. Nel frattempo, tu che fai? Grazie. Grazie pure a te. Fuori dalle palle. Anima di soldato ignoto. La pressione non ci deve essere, ragazzi. La pressione... Sapete qual è il discorso? Io mi sono accorto ad un certo punto di... perdere tempo. Cioè, mi spiego meglio. Perdere tempo nel senso... Non aprivo il canale su Twitch per paura. Perché andava su... Allora, io normalmente, quelle persone che mi conoscono, no, nella real life, andrebbero a dire: ma Antonio è una persona abbastanza riservata, che sta nel suo, ecco, un soggetto magari anche schivo a tratti, no? Quei pochi che realmente mi conoscono, perché sono estremamente selettiva come persona, effettivamente, sanno che sono un cazzone pieno d'acqua, effettivamente, possono confermare questo discorso. E la mia era paura più che altro, non aprirlo per dire, ma magari alla gente poi non piace. Magari non riesco a portare avanti. Magari non sono adatto. Magari cado di sotto. E quindi non aprivo il tutto. Non portavo avanti il tutto. Un messaggio da dare ora. Tatuatevelo, cazzo. Fate quello che vi piace. Non perdete tempo. Perché siete voi. Perché siete... è il vostro, siete voi. Cioè non tenete conto
di quello che la gente può arrivare a dire, non tenete conto di cosa può pensare. Che cazzo ne so, vi piace collezionare gomme da masticare? Fatelo. Fatelo. Vi piace raccogliere la cacca dei piccioni in mezzo alla strada e a tenerla negli scaffali? Fatelo. Fatelo. È una vostra roba, è una vostra passione. Portate avanti quello in cui credete. Non guardate i numeri, non guardate il tempo, non guardate le cifre, non guardate a cosa può arrivare a portarvi. Fatelo. Dopo questa piccola parentesi, dopo questo piccolo momento, fulmicotone per il sociale, si può andare avanti, d'accordo? Magari evitiamo di farci scannare in questo caso. Ok. Allora. Che non si sa mai quello che potete arrivare a fare. Make fulmicotone great again. Uno slogan. Lo slogan tiriamo fuori, sì. No, beh, a parte gli scherzi, cioè fate quello che vi realizza, che vi fa sentire realizzati. Stronzatine, cose piccolissime. Portatele avanti. Cazzo, portatele avanti. Siete voi. Siete voi. Allora, e lei che fa? Lei sta lì, d'accordo, lei sta lì. E lasciamolo lì, tranquillo. Il tempo è il vostro. Il vostro. Che fa? Tutti fermi qua? Gente! Oh merda! E te pare? Oh no! Cazzo! I ragni! Ok. E via sti stronzi. Io già so. Io già lo so che a tantissime persone, quando vado a caricare il tutto su Instagram, magari avviso, storie di ogni genere, anche perché io cosa ho fatto? Il canale Instagram che ho, ma quello personale, lo sto usando effettivamente anche per Twitch. Non vado a distaccare le due cose. Quindi tutte quelle persone che magari conoscono me in una certa maniera, non conoscevano quest'altro lato, quest'altra parte di Antonio, questo fulmicotone un po' sbarazzino. Parlassero, sti cazzi. Faccio una domanda off topic, ma non troppo. A parte Dark Souls 2, quali sono i progetti futuri e presenti? Cosa vorresti portare? Allora, no, ma non è troppo off topic, anzi è abbastanza. Ci sta come domanda. Allora, nel frattempo, in concomitanza con quella che è la serie, non tanto su Dark Souls 2, perché questa qui, l'antologia del Souls-like, va a trattare un po' tutti, o almeno tutti quelli che riesco a reperire della serie e non del genere in generale. Infatti ho portato Demon's Souls, ho portato Dark Souls, ora c'è Dark Souls 2, poi ci saranno gli altri a seguire, i vari Bloodborne, Dark Souls 2, ebbene Dark Souls 2 sì, Dark Souls 3, Sekiro, Elden Ring, ma anche appunto quelli che escono dalla IP From, no? Del tipo Nioh, Lies of P, Lords of the Fallen, Enotria, che non ho giocato, quindi sarebbe anche una blind su Enotria, effettivamente, e magari anche altri Souls, sconosciuti, meno giocati, meno visti, meno conosciuti, e portarli. C'è anche la serie nel frattempo che sta andando. Porca merda! Che sta andando avanti, che invece la L'Evil Saga è quella sui la serie su Resident Evil, perché oltre che ad essere un patito di quello che può essere il genere, no, il Souls-like, io sono nato e cresciuto a pane e zombie, effettivamente. Resident Evil mi ha visto crescere. Cazzo.
Quindi sto portando anche la serie su tutti quei... buona parte, almeno quelli principali, che possono essere i vari titoli della serie di su Resident Evil. E poi... poi avevo in mente una robetta che stavo pensando: far partire una serie su gli indie, giochi indie. Tante volte ci sono titoli che gioco, no? E o che passano inosservati, o che magari non vengono giocati così tanto, ma sono effettivamente importanti, cioè hanno una loro valenza. Quindi talvolta anche migliori rispetto ai... anche... no, Fulmico Tindi. No, sai come la volevo chiamare? Ci sto pensando, ma io non ci dormo la notte su ste robe. Sarò pazzo, sarò un criminale, sono malefico, sono un soggetto altamente pericoloso. È un po' un indicotone. No. L'idea era una cosa del tipo... è un gioco di parole. Indimenticabili, no? Dove indie in grande e menticabili in piccolo, chiaramente. Vabbè, una stronzatina che mi stavo inventando, ecco, che stavo pensando. Potrebbe essere. E poi altre serie. Che so, l'idea di Indiana Jones anche, non male pure, ci starebbe anche. E poi altre serie comunque, che so. Però ho queste a mente, devo pensare. Devil May Cry li ho tutti da parte. I vari Devil May Cry li ho tutti, effettivamente. Quindi pure, ci potrebbe stare una serie anche su quelli. Sono... sempre tornando al discorso di prima, siccome sono un pazzo scatenato, folle, bastardo, malefico, sono anche un patito di difficoltà nei videogiochi. Avevo in mente anche delle challenge run, delle cose del tipo... allora, il mio gioco preferito, storicamente, tutti i tempi, of all time, Resident Evil 4, l'OG, 2005. Ecco, magari una bella seriozza del tipo anche... non tanto speedrun, perché ancora per quella dovrei... ne deve passare un po' di acqua sotto ai ponti. Però challenge del tipo run senza aprire l'inventario, senza magari delle... che bello. No, anzi, Resident Evil 4 è... io non riesco a commentarlo. Infatti adesso sta andando avanti nella Evil Saga, c'è Code Veronica. Finito con Code Veronica per una questione cronologica, li sto portando in ordine, come si evolve la storia, c'è Resident Evil 4, che giocherò chiaramente a professionale, ovviamente, perché, signori, il 4 è la storia, rivoluzionario, pazzesco, clamoroso, ancora oggi caga in testa a tutti. A tutti. Un gioco del 2005, non so quante ore possa averci passato, una rigiocabilità spaventosa, clamorosa. Un gioco del 2005, ha una rigiocabilità, per quello che comunque è un survival horror, attenzione, cioè offre una rigiocabilità fuori dal... che non si trova in giochi di oggi, cioè una roba devastante. E quindi... veramente clamoroso. Quindi dicevo, oltre che portarlo normalmente per quello che deve essere la Evil Saga, lo voglio portare anche sotto forma magari di sfide, di challenge run. Magari finirlo senza aprire l'inventario, magari finirlo senza morire in permadeath.
quella è un po' più complessa. Magari delle Noitran, aiuto, lì già si fa sempre più avanzato come discorso. Però le idee ci sono, l'importante è solo... Salve. L'importante è mettere tutto in ordine, mettere il cervello in ordine, ma c'è, la roba c'è, il contenuto c'è, è tutto da parte. Cazzo se c'è la roba. E quindi vabbè. Tanta roba. Ma intanto qua voglio rimettermi un attimino in carreggiata, perché nel frattempo mi sto perdendo. Ok, allora, tutti questi discorsi. Allora, qui saltellino, ok, prendiamo sta robetta. Anello rituale del sud più uno. Non penso di arrivare mai ad usarlo, d'accordo. Questo portuso può rimanere così. Ok. E poi... No, devo scendere. Devo scendere, yes. E quindi vado comunque in questa maniera, alterno insomma la serie sui Souls a quello che è la serie su Resident Evil in questo caso. Ieri c'è stato Code Veronica, oggi c'è stato Dark Souls 2. E a scorrere in questa maniera, ecco. Via così. Belli questi nemici che quando muoiono devono dare il colpo, proprio una soddisfazione. Una soddisfazione, che satisfaction. Allora. Cava pietra lucente, interessante come zona. Infame pure. Salve. Pezzo di titanite, ma a sto punto... Non serve più tutta sta roba, considerando che l'arma è a più 10 effettivamente, magari per una campana. Se va in porto l'idea di utilizzare i miracoli. Quello sì, potrebbe andare. Oh cazzo. Ma tu stai lì, d'accordo. Tu sei morto, sì. Troppo pesante? No problem. L'apriamo così. Yeah. D'accordo. Allora. Cosa ti blocca? Ok. Questa pure? Magari si poteva aprire normalmente. È chiuso. Che abbiamo qua? Ma non vi fa male, domanda? Cioè, non vi crea un po' di scompenso ai calcagni stare sugli spuntoni? Vi vedo tranquilli, eh? Vabbè, se siete... Ma questo non è che rompe... Un attimo, perché io ho una domanda. Intanto apro sta porta. Tanto si apre questa. Poi. Non rompe l'equipaggiamento. Cazzo. Mi viene il dubbio. Mi viene il dubbio. E fino a quando prendo il danno mi va anche bene. Però non vorrei. Torcia, va bene. Ok. Muoviti nel dubbio, muoviamoci. Perfetto. No, vabbè, è andata. Ci siamo. Allora, gemmina. Ah. Ok. Via. Qui la lancia fa il suo porchissimo lavoro. Grande, d'accordo. Salve. E... Freccia avvelenata. Un'evocazione? Chi sarebbe? Oarra. Se non sono evocazioni che hanno un qualche vantaggio a favore di quest, possono rimanere lì dove stanno. Psst, ok. Buongiorno. Tiè. Vieni. E tieni. Perfetto. Posso del ritorno, ci sta. Ah, animella. Lo prendiamo. Oh cazzo, anima di eroe. Perfetto.
Allora. Ah! Avverti che stai qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Ci siamo. Sì, viaggia. Ah, che zona schifosa. Ragnatolezze. Ragnatolezze. Dove è venuto questo... questo termine occulto? Hola. Stai tranquillo tu, eh? Allora, il piano sarebbe quello di scendere qui sotto senza prender danno, scendere qui sotto senza prender danno, prendere questo drop, uccidere i nemici, porca merda, via! Ok! Calma! 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 No, 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 hai capito poco. Avete capito davvero, davvero, davvero poco, calma. Queste ragnotele, le ragnotele, signori. Le ragnotele. Le ragnotele. Va bene. Non muore nessuno, mi fa un piacere enorme, non si può capire sta roba. Ok. Ok, oh, che soddisfazione, cazzo. Bello. Le ragnotele. La tela delle ragnotele. Ok. Torcia. Urna corrosiva. Non ci blocchiamo, magari. Ah, stavolta possiamo prendere questi drop con estrema calma. Estrema calma. Gemma vitale radiosa. Cappello da contadino. D'accordo. Ci rimuoviamo. Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo del Sempliciotto, questo signore sulla quarantina di età. Il signor Vincenzo del Sempliciotto. Potrei chiamarlo così il mio prossimo personaggio, Vincenzo del Sempliciotto. Mi ha dato l'ispirazione questo oggetto. Allora. A parte le cagate. A parte le cagate. Cazzo. L'ultimo lord. E... via. Pochi indugi. Ovviamente un'altra boss fight con i minion. Hai visto mai che... sia mai. Sia mai comunque. Sia mai Dark Souls 2. Hai visto mai? Holy shit. Salve. Mamma che schifi. Allora, il piano è... prima i ragni. Cioè, sono tutti ragni, giustamente. Ovviamente. You say... no, prima i ragni piccoli. Questo. Quindi voi. Tu, tu. Ok. Tu. No. Nel mezzo del cammin del raggio. Ok. Ora. Questa signorina. Freya. L'amata del duca. Stai calma. Stai calma. Uno e due. Uno e due. Chi è? Oh merda. Ok. Oh no, che fai? Ah, il raggio? Vabbè, vai tranquilla. La famo no hit? Si può fare no hit? Riusciamo? Vediamo. Tanto vai. Ok. No, la testa è andata, questa è andata, l'altra. Sta sputando. No! L'abbiamo fatta no hit. Va bene. Va bene. Anima Freya, amata del duca. Grazie. E questa? Grazie per avermi fatto perdere l'udito. Grazie, grazie Dark Souls 2, grazie. Gentilissimo come sempre. Allora. Signore, abbiamo i quattro lord. Abbiamo i quattro lord.
Che bellezza. Stanza privata del Lord. Chi è? Tu troppi. Chiave della cava pietralucente. Oh, il ramo. Sia lodato. Ramo profumato del passato e nello... di quarzo scuro più uno. Ok, mi stavo impantanando. D'accordo. Perfetto. Spu! Aldia, vecchio bastardo. Dov'è la faccia? Aldia? Aldia? Faccia? Questa. Ah, salve. Giovane, intanto calmo con le parole. The Crestfallen. Guarda quanto ride. O distruggerlo. Ok. Very few indeed. And yet your journey is far from over. E lo so che ancora. Have you what it takes? Truly. Sì. A lie will remain a lie. La bugia rimarrà sempre una minchia di bugia. Esatto. Al nostro inesperto a chi? Scusami. Amore mio, non ho capito. Intanto rispetto, prima di tutto. Numero uno. Numero due... Inesperto dove, quando, come? Inesperto, inesperto. Inesperto di cosa, inesperto? Ma mi conosci? Vai a cagare, va là. Valò, un valò. Un valò primordiale. È stato ravvivato. L'ultimo dei valò primordiali. Allora. Il piano è intanto livellare. Intanto livellare. Quindi... queste, via. Questa, via. Questa, via. Questa, pure. Tac. E... tacchete. Ok. E ci siamo. Livelliamo. Sì, dotato. Ok. Bearer of the curse. Make your way to the castle. Ok. Ah, abbiamo un frammento? No, stavo scherzando. Però avanziamo di livello. Questo si può fare. Il piano, eh. Porca merda. Cinque punti a fede. Cinque punti a fede. Famo sta caponata. Famo sta caponata. Va bene. Allora, cosa volevo fare? Volevo... cazzarola. Testa. Ricorda. Volevo fare qualcosa. Il ramo. Ornifex. Giusto. Aia la schiena. Ok. Intanto, Ornifex. Quindi, facciamolo nella maniera... tattica, ovvero ci mettiamo qua, ci prepariamo, saltiamo e lo failiamo. Non intendevo questo per tattico, però va bene. Ah no, ma tanto devo prendere vuoto di memoria. Scusate, giustamente dovevo prima liberare il ragazzaccio qua. Ragazzaccio? Non
mi dai il colpo come sempre. Chiave a zanna. Ok, ora ci siamo effettivamente. Quindi questo salto a vuoto ha avuto un senso. Lui è in una posizione che a me dà veramente fastidio. Ok. Ora. Ora. Yuppie! Ok. Va bene. Ed eccoci qua. Facciamo fuori i signorini, evitando di finire nel liquido schifoso. No, 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 no. Stai calmo, stiamo calmi. Allora, che abbiamo qua? Nothing. Non è vero. Ti tenete scintillante. Va benissimo, va benissimo. Ornifex. Bella lei. Ah, vabbè, praticamente ne abbiamo recuperato uno. D'accordo. Thank you for helping me. Prego. I'm Ornifex. I owe you some form of thanks. But I've nothing for you at the moment. Ornifex, sei tu il ringraziamento. Cioè, forse non l'hai capito. Cioè, vederti è il ringraziamento. Thank you, kind traveler. Prego, prego. I believe that I can be of assistance if you would visit me at my home. Va bene, va bene. Thank you. Faremo visita, faremo visita. Non è un problema. Però prima, avendo recuperato questo il ramo, andrei dove prima era bloccato effettivamente, quindi era di qua, magari evitiamo i vasi stronzi. Stai calmo. Ok. No, 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 no. Te pareva, vaffanculo. No. Non è possibile. Chi è? Lui, questo bastardo. Buttiamo effigi. Bene. 46 ne abbiamo ancora. Le possiamo vendere al mercato nero delle effigi. Allora, salve. Bravo, mi è piaciuto questo liscio. Ascia di penne del leone. Potrebbe essere interessante. Oh, stavolta tu ti levi dalla sbolas. Grazie. Uno e due. Chi c'è qua? Ah, Cavaliere di Sian. Attacca. Oh, stronzo. No, non è morto. Che tristezza. Ok. Anima di guerriero coraggioso ed Elba. Elba del tramonto. L'Elba del tramonto, esatto. Polvere d'osso sublime, schifo non ci fa, assolutamente, worth it al massimo, venire qui. Saltello, saltello, tac. Questo è un... no, ok. Alabarda nera da cavaliere, d'accordo. Io farei una robetta del tipo... Torniamo un attimino a Majula. Vediamo. Ah! Majula! Allora, a quanto stiamo? Le 12 e un quarto, siamo a 3 ore esatte di live. Signori, io direi a questo punto che per oggi... Pure. Abbiamo fatto il nostro porco e sporco dovere. 3 ore di live sono interessanti, il classico appuntamento alla fine. Io cosa posso dire? Si chiude qua giustamente questo terzo episodio sulla serie. La pagnotta è stata portata a casa, esatto, esatto. Io non posso fare altro che ringraziare al solito chi entra in live anche per poco, semplicemente per salutare, chi
entra in live e magari rimane fino alla fine. Vi ringrazio. Chi recupera il tutto a parte, tutta sta disgrazia che adesso andrò a ricaricare appunto sul tubo, in questo caso. Per il resto, se volete supportare, seguite ovunque, dove potete, dove vi porta il cuore, Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, dove cazzo vi pare, se, per rimanere aggiornati nel caso. E poi cos'altro? Prossimo appuntamento, io non so domani se è fattibile come cosa, perché lavorerei la mattina, quindi pomeriggio volendo, ed è anche un orario più indicato effettivamente. Comunque, se non è domani, è dopodomani. In ogni caso, aspettatevi qualsiasi forma di notifica, indicazione della cippa per capire se si entra in live effettivamente. E basta, io nuovamente vi ringrazio. Vi esorto, vi invito, come sempre, a seguire se volete. E vi auguro una meravigliosa e piena giornata di emozioni, signori. Alla prossima.